però mi vedi? Sì, ti vedo benissimo. Oggi siamo arrivati con un po' di difficoltà, ma l'argomento è un argomento che credo valga la pena affrontare, perché è un argomento sul quale si è parlato e si parla ancora spesso in modo largamente inesatto. Anzi, si sono costruite delle vere e proprie leggende e quindi noi abbiamo detto il caso di fare un po' di chiarezza. Come al solito ti lascio la parola, qualche volta magari se lo ritengo mi permetterò di interromperti per fare qualche domandina e procediamo così. Interrompimi pure, sì, quando ne hai bisogno. Devo parlare dei Templari. I Cavalieri Templari, è opportuno cominciare con una considerazione, che per capire una cosa del genere bisogna inserirla in un contesto più ampio, che è quello del basso medioevo, e specialmente di tre rivoluzioni che stavano prendendo piede ai tempi della loro sparizione. E poi di queste ne parleremo. La rivoluzione filosofica di Guglielmo di Ockham, quella giuridica di Nogaret, che per l'anima nera di Filippo IV, e dei togati del suo tempo, e quella politica, cioè il conflitto tra il papato e l'impero aveva raggiunto l'acme, perché lo aveva già superato, perché il passaggio dall'alto al basso medioevo ebbe luogo, questo perlomeno è quello che io ritengo, col pontificato di Innocenzo III, un secolo prima che arrivassero all'inizio dei Templari, a metà anzi, perché Innocenzo III fu l'ultimo papa a cui la cristianità obbedì senza discutere. Dopo di lui, Bonifacio VIII cominciò qualcosa di diverso, vero? Bonifacio VIII è di un secolo dopo. Sì. C'è un secolo tra Innocenzo e Bonifacio. E ai tempi di Bonifacio la rivolta politica contro il papato aveva raggiunto, non dico un auge, ma certamente un'intensità che non c'era prima. È quello che volevo dire, certo. Esatto, però di questo ne parleremo dopo, perché al momento parliamo dei Templari. Come nacquero i Templari? Nacquero con un voto fatto a Gerusalemme da 8 uomini d'armi ai primi del XII secolo, nel 1118. E questi si impegnarono con voti di difendere a spada tratta i luoghi sacri, specialmente il Tempio. E infatti usarono il Tempio di Gerusalemme, che a quel tempo, che allora era già la Al-Aqsa Mosque, trasformata dai musulmani in moschea, da chiesa che era stata costruita da Giustiniano 5 secoli prima. E i Templari si promisero di difendere a spada tratta proprio con le armi i pellegrini che arrivavano a Terra Santa. Come uomini d'arme era gente che non aveva dimestichezza con la legge, con la religione, era gente piuttosto illetterata, specialmente l'ultimo gran maestro de Molay, che poi morì sul rogo, come vedremo, era un analfabeta, quindi non capiva i trucchi che gli facevano e che partivano da di dietro. E quelli che ricevettero, i Templari ricevettero un aiuto giuridico, religioso e filosofico da San Bernardo di Chiaravalle. San Bernardo gli scrisse la regola, perché loro non erano in condizione di farlo, e gli mise ordine in quello che avrebbe potuto essere un sistema caotico di violenza e di chissà che. Quindi i Templari si comportavano da buoni monaci dentro del loro tempio, però da guerrieri imbattibili fuori. Ora, il primo contesto da rendersi conto è che i Templari offrirono tattiche nel bel mezzo di una strategia perdente. La strategia perdente l'abbiamo già vista. I crociati non fecero un comando unificato e questo li perdette. Ora, non ci sono tattiche che tengono quando la strategia principale è sbagliata. Certo. E quindi i Templari si
si batterono eroicamente, anche abilmente, perché avevano sviluppato una tattica militare che era la carica di cavalleria compatta. Una cosa incredibile ancora a leggersi oggi. Si trattava di 500 uomini a cavallo in corazza, così compatti che, come dicono le cronache del tempo, se gli buttavi una mela addosso, la mela o colpiva un templare o colpiva un cavallo, non cadeva a terra, perché non c'era spazio. Ora, tu immagina 500 uomini in corazza e combattendo così, si tratta di 25 tonnellate di massa morta, cioè come tre carri armati T-34 di oggi. Come massa. Ora, se questa massa cadeva tutta in una volta contro il nemico, lo sbaragliava senza lasciare molto dietro. No? E questa è una delle... Poi... La provenienza di questi 8 cavalieri, da dove arrivavano? Francesi, tutti. Tutti francesi? Sì. Ugo di Payen era il capo, ma erano tutti francesi. Ora, a parte questa carica di cavalleria, poi avevano le loro regole. Per esempio, non ammettevano il riscatto nel caso di venire catturati dalle forze nemiche, il che voleva dire la decapitazione. E ogni volta che perdevano una battaglia, i musulmani imponevano la scelta, Islam o morte. Non ci fu un caso in cui i templari scelsero l'Islam. Preferirono morire tutti. E morendo, e poi non reclutando sufficienti sostituti, il contributo di sangue dei templari durante 200 anni fu di 20.000 guerrieri. Praticamente una media di 3 al giorno, per 200 anni. E naturalmente non potevano mai ottenere la consistenza di un esercito, perché l'esercito era quello dei crociati. E i templari, San Bernardo ne aveva fatto un ordine indipendente da ogni giurisdizione vescovile, ma dipendente direttamente dal Papa. Questo rendeva nervosi tanto il re quanto i vescovi. Bene. Alla caduta di San Giovanni d'Acri nel 1291, 250 templari rimasero sepolti sotto le macerie delle mura di cinta che crollarono. E i superstiti si riaggrupparono a Cipro, che non era lontana da San Giovanni d'Acri, nella speranza di poter riconquistare la Terra Santa. Ma si vide chiaro fin dal principio che quella speranza era mal riposta. Non ci sarebbe stata maniera di tornare a imporre una vittoria militare sui musulmani, perché la disfatta di Guido di Lusignano ai corni di Hattin a opera di Saladino aveva reso praticamente impossibile ogni speranza di poter tornare indietro. In effetti questo voleva dire che l'ordine dei templari era obsoleto. Diventò obsoleto immediatamente, non serviva più a niente. Al che ci furono dei tentativi, tanto da parte del Papa come da parte di altri gruppi di pressione, di amalgamarli con gli ospitalieri, con i cavalieri di Malta, quelli che sarebbero diventati i cavalieri di Malta, che allora però erano anch'essi a Cipro, poi si trasferirono a Rodi, come abbiamo visto in un video precedente, e poi da Rodi a Malta. Ma né i cavalieri di Malta né i templari ne vollero sapere, avevano il loro orgoglio e quindi si separarono. E cosa facevano questi uomini d'arme ora in Europa, veramente in Francia, a Parigi? Cominciarono a fare i banchieri, perché scoprirono ante litteram il trucco della moneta cartacea. Ora, è da sottolineare che In quello stesso decennio in cui venne espugnato San Giovanni d'Acri, nel 1290, fece il suo arrivo a Tabriz, in Persia, la moneta cartacea dei mongoli. E il governatore
Kaikatu Khan di Tabriz, la adottò e tentò di farla accettare dai commercianti e dagli operatori economici di Tabriz, che erano cosmopoliti, cioè gente di tutte le nazioni, inclusi gli italiani. Ma italiani vuol dire nel 1990 veneziani, non c'erano pugliesi sicuramente a Tabriz. I veneziani e tutti gli altri si sorsero come un solo uomo contro questo esperimento di moneta cartacea e lo debellarono. Al che chi lo aveva proposto, un certo Muzaraf, a Kaikatu Khan, venne decapitato e della cosa non si parlò più. Ma la lezione era stata appresa e sicuramente, questo non lo posso affermare con certezza, ma la notizia del successo e della possibilità di moneta cartacea o di moneta che rappresentasse quella della superstizione di Creso, cioè che doveva essere fatta in metalli preziosi, era sicuramente arrivata ai templari e l'avevano adottata. Ma tu non sai mai come com'è che arrivarono a questa conoscenza? Come arrivarono a scoprire questa magia della moneta cartacea? Le notizie nell'età media circolavano molto più rapidamente di quanto noi oggi non possiamo immaginarci. E quindi bastava che arrivasse una persona con l'informazione a un porto di mare, il giorno dopo lo sapeva tutta quanta la zona. Questo non era un problema. Quindi i templari, in men che non si dica, riuscirono a mettere su qualcosa come 9.000 commanderie in tutta Europa, che erano effettivamente succursali di banca, dove tu potevi andare, depositare una certa somma in specie pregiata, farti dare un pizzino di carta e con questo andare a ritirare quella somma in qualsiasi altra parte della cristianità dove ci fosse una comanderia dei templari. E quindi naturalmente si fecero ricchi enormemente. Ora, i templari avevano personalmente voto di povertà, castità e obbedienza. Ma come ordine no, quindi l'ordine cominciò a ricevere donazioni di terre, di denaro e di qualsiasi cosa e si vede immensamente ricco. Questo però non voleva dire che i loro pezzi di carta fossero spalleggiati o sostenuti al 100% da monete d'oro. E questa è la trappola in cui cadde Filippo IV in Francia. Perché Filippo IV aveva una guerra tra le mani, se la stava facendo a mano, era venuto alle mani con l'Olanda e lì aveva ricevuto una sonora sconfitta da parte dei fantaccini olandesi contro i cavalieri francesi, quindi era un'onta che bisognava lavare nel sangue, però non c'erano i soldi. E allora lui pensò, come prima, a estorgerli dai soliti giudei, però non ci riuscì. Allora li espulse dalla Francia e tentò di fare il colpo di mano sui templari, nell'illusione che i templari avessero tutta la ricchezza che gli serviva per le sue guerre. E fu così che si alleò, fece uso di William Guillaume de Nogaret. Nogaret era un personaggio interessante perché il padre, suo padre, era stato cataro ed era stato condannato come cataro dall'Inquisizione romana nel sud di Francia, non so, 30 anni prima, 40 anni prima, e ce l'aveva con il Papa, era praticamente antipapale in maniera viscerale, tanto che quando si recò ad Anagni da Bonifacio VIII, insieme a Sciarra Colonna, la storia famosa, quella dello schiaffo al Papa. Sì. Quando il Papa lo vide, quando Bonifacio il Papa lo vide, si rivolse e dice: figlio di Catero. E naturalmente questo a Nogaret non gli fece nessuna simpatia. No, Nogaret non arrivò ad Anagni solo, ma portò un contingente di 1500 uomini. Ma quando si sparse la voce che il Papa era stato aggredito da Colonna con l'aiuto di Nogaret, il popolo insorse e gli fece scappare via a gambe levate perché sennò li avrebbero linciati.
poi ritornarono in Francia. E allora il re Filippo IV tentò il colpo a colpo con i templari, che li fece arrestare in una notte tutti quanti a Parigi e mettere in prigione e mettere sotto tortura per confessare, per scoprire dove avessero il loro tesoro e impadronirsene. Però il tesoro non c'era. C'erano sì 4 pezzi di monete d'oro, cioè, ma non c'era il gran tesoro che il re credeva ci fosse, perché i templari avevano scoperto esattamente il trucco del credito e il far muovere moneta, il far muovere grosse somme di denaro senza trasportare, che era pericolosissimo, monete d'oro e d'argento, probabilmente con pezzi di carta. Silvano, le mettere queste banconote, diciamo, non permette poi di acquisire ricchezza vera. No, cosa strana è che quindi i templari mettevano queste banconote e non acquisivano poi ricchezza vera. Com'è questa cosa? Con le banconote tu potevi andare a ritirare moneta a un'altra comanderia, ma non le potevi spendere come carta moneta. Non erano carta moneta. No, io dico un'altra cosa. Chi emette queste banconote, questa carta moneta, alla fine non finisce poi per acquisire dei beni veri, della ricchezza vera, in sostanza. Quindi com'è che i templari non avevano nessun tesoro, insomma? Non avevano beni, non avevano ricchezze. Avevano le comanderie, avevano gli edifici, avevano le terre, avevano ricchezza reale in questi termini, ma non in termini monetari. Ok, chiaro, chiarissimo. È chiaro, sì. Accendo un attimo la luce, vai. Quando Filippo IV non trovò più, non trovò quello che cercava, tentò di prendersi una vendetta feroce contro i templari. E nel 1307 li fece processare e ci fu il famoso processo dei templari. Questo processo fu doppio, uno davanti al Papa e l'altro davanti al re. Su cosa si basò il processo? Su una calunnia di un templare apostata che era stato condannato a morte, non si sa perché crimine avesse fatto, e questo li accusò prima al Papa e poi al re di avere commesso crimini di idolatria, di blasfemia, di sodomia e tante altre cose contro natura che avrebbero potuto portarli effettivamente al Roma. Il tizio si chiamava Séquin de Florian, era francese. E per salvare la pelle gettò questa calunnia sui templari. Questa calunnia gode di credito ancora oggi. Tutti quelli che ne parlano le dicono come se fosse oro colato. Non c'è nessuna testimonianza del tempo su una tale mostruosità. E c'è anche un altro indizio. Dante, che era in vita, Dante stava scrivendo la commedia proprio in quei giorni, non menziona affatto questo episodio, e se non lo sapeva lui, non lo sapeva nessun altro. Dante era informatissimo su questi problemi. Comunque Dante nel 1308 scriveva ancora l'inferno. Non mette all'inferno né Filippo IV né Papa Clemente, ovviamente perché i due erano ancora vivi. Però ci mette Bonifacio VIII, nonostante deprecasse lo schiaffeggio da parte di Ciaracolonna, riteneva Dante che Bonifacio VIII meritasse effettivamente l'inferno. A questo punto bisognava trovare il casus belli, ovvero ancora il capo d'accusa, per portare i templari a sborsare
a identificare dove avevano il tesoro, se lo avevano, o a eliminarli, che era poi quello che il re voleva. E quindi li mise sotto tortura e gli fece confessare tutte quante le accuse, le calunnie di Sequin de Floriano. Ora, qui entra in gioco il trucco o piuttosto la rivoluzione giuridica, perché Nogaret era un togato seguace del diritto romano, non del diritto ecclesiastico. Non si dimentichi che la Chiesa non aveva nel XIII secolo un codice di diritto canonico. Il codice dovette aspettare il XX secolo per potersi organizzare. C'erano leggi, c'erano le decretali di Graziano, c'erano altre, c'era una giurisprudenza, ma non c'era un codice. Mentre invece il codice di Giustinianeo, basato sul diritto romano, aveva già 5 secoli di vita. E quindi il Nogaret, basandosi sul diritto romano, applicò dei principi dei cavilli con i quali riuscì a far condannare Jacques de Molay a Roma. Quindi cosa successe? Prima vennero accusati di tutte queste di questi crimini contro la natura. I templari si difesero davanti al Papa dicendo che non avevano fatto quelle cose, però davanti al re dovettero ammetterli per la tortura. E vennero tenuti in prigione 7 anni. Dal 1307 al 1314, dopo dei quali venne la condanna. Quindi la condanna era: se avessero ammesso, confessato i capi di accusa, la condanna era l'ergastolo. Se li avessero ripudiati, allora c'era il cavillo. Il cavillo essere ripudiati voleva dire che ritornavano all'eresia, che ritornavano all'ammissione di quei crimini. Ma quando venne questo momento, De Molay si alzò e disse che lui ritrattava tutte quante le confessioni, non perché ritornasse alle eresie di prima, ma perché la tortura lo aveva costretto a farlo, perché le aveva fatte sotto tortura, e quindi non era era sotto coazione, non era libero di dichiarare. E questo venne interpretato come un ritorno all'eresia e quindi al Roma. Quindi tu vedi come fa. La condanna fu emessa dalle autorità temporali? Sì, naturalmente, a Filippo. Il Papa non aveva nessuna... E in Francia non c'era inquisizione, non si dimentichi. Inquisizione certo. Spagna e la non in Francia. Allora, quando arrivò il giorno dell'esecuzione della sentenza, De Molay e De Charny vennero messi sul rogo e bruciati. E racconta la storia che De Molay, prima di bruciare, prima di morire, invocasse la vendetta divina tanto sul Papa quanto sul re. Se questo è vero o no, non lo si sa con certezza. Nogaret non riuscì a godere della sua vittoria perché morì l'anno 1313, ma Charnay e De Molay morirono in marzo del 1314. E se Molay avesse detto queste parole, no, invocando la vendetta divina sul Papa e sul re, non si sa. Quello che si sa è che un mese dopo il Papa morì improvvisamente e si sospetta avvelenato. E 9 mesi dopo, nel novembre, o 10 mesi dopo, nel novembre dello stesso anno, morì il re. Come morì? Una fonte dice in un accidente di caccia. Un'altra dice durante una battuta di caccia per embolia cerebrale. Sono cose molto diverse, mi rendi conto, no? E in ogni caso, il re non morì nel bosco dove stava facendo la battuta di caccia, ma a Fontainebleau, pochi mesi dopo. E la cosa non finì lì.
perché Re Filippo, che era un capeto della dinastia capetingia, ebbe tre figli. Tutti e tre regnarono, furono re di Francia. Nessuno ebbe figli maschi. E 14 anni dopo, nel 1328, si estinse la dinastia capetingia e passò a quella dei Valois, che avrebbero quindi governato la Francia, regnato sulla Francia per altri 3 o 4 secoli. Questi sono i fatti storici. Ora, quello che è successo dopo la condanna di Antari è che il Papa soppresse l'ordine al Concilio di Vienna, da non confondere con Vienna, la capitale d'Austria. Vienna è nel Delfinato, in Francia. E l'ordine dovette disperdersi. Ora, qui, da questo punto, prendono l'avvento i massoni e ne fanno tutta una cosa loro, inventando una teoria secondo la quale alcuni templari fossero riusciti a scappare alla tortura e alla condanna a morte per rifugiarsi in Inghilterra, specialmente in Scozia, da dove poi avrebbero ricostituito l'ordine segreto con caratteristiche tipicamente massoniche. E portato infatti fino ai nostri giorni. Esiste una pletora di ordini massonici oggi in tutti i continenti, in Europa, in America no, cose dove vanno veramente per la maggiore. Però si nota che quando redigono i documenti e quando parlano di queste cose, commettono degli strafalcioni storici che una persona che conosce un po' di storia non li commetterebbe. Per esempio, parlano di Vaticano, quando parlano di Clemente V. Clemente V governava la Chiesa d'Avignone, no? Il Vaticano entra in Nizza solo nel 1929, con gli accordi Esatto. lateranensi tra la Santa Sede e il governo fascista, il governo Mussolini. Ma allora non c'era Vaticano, e quindi parlare in termini così anacronistici di quello che accadde 4-5 secoli fa vedere che la teoria del rilievo massonico dei templari, eccetera, non può campare in aria, insomma, non ha referenze solide su cui ereggersi. Ma perché Silvano, perché questo tentativo di far risalire le origini della massoneria ai templari? Qual è lo scopo? Questo lo possono solo rispondere i massoni. Io penso che non lo posso rispondere io. Possiamo Ma fare delle ipotesi, insomma. possono fare delle ipotesi, nel senso che la questione del segreto, per esempio. Il segreto potrebbe essere stato trasferito da un ordine all'altro e poi la vendetta, lo spirito di vendetta dei massoni contro qualsiasi cosa che abbia a vedere con la Chiesa e con la fede cattolica, è esattamente quello che loro addebitano ai templari, come vittime del complotto papale e regio che li fece condannare a morte e li fece sopprimere come ordine. Ma Chiarissimo. negli archivi vaticani, in studi recenti, Non ti sento più, Silvano. Non ti sento più, Silvano. Niente da fare. Beh, dopo che ci ha detto la sua ipotesi, Silvano, che io condivido ovviamente, credo che un po' di chiarezza si sia fatta. La storia dei Templari mi pare che sia abbastanza lineare nel suo svolgimento, anche se poi nel suo drammatico finale. Ma voler appunto attribuire la fondazione
della massoneria e dei templari è veramente un falso storico abbastanza facilmente, come diceva Silvano, smentibile appunto storicamente. Non riesco più, Silvano è sparito completamente vedo solamente un fermo immagine, credo che ci dobbiamo fermare qua, che forse le cose importanti comunque Silvano le ha dette, vedremo magari se, ecco, adesso è sparito del tutto, probabilmente gli è caduta la connessione. Quindi io vi ringrazio di aver seguito questa diretta, anche se incompleta, ma tante informazioni comunque sono già presenti. Grazie a tutti e mi auguro di proseguire poi, se Silvano ritiene, con un'altra diretta lo stesso argomento, e vediamo magari di chiuderlo con la collaborazione di Silvano. Grazie a tutti e alla prossima, ovviamente. Cioè, non c'è da prestare molta fede ai racconti massonici dei Templari, o per quello a nessuno che oggi come oggi, in pieno XXI secolo, ancora pretenda di rappresentarli o di sostituirli o di farne che. Su queste cose si mette una pietra tombale e ci se ne dimentica. Perché che possibilità avrebbero oggi i Templari con lo spirito di far qualcosa per la fede, per come se io non la vedo. Questa gente che si autoproclama templare potrebbe dirlo, ma non sta a me dirlo. Perfetto, benissimo. Benissimo, Silvano. Io ti ringrazio. Avevo già chiuso, aggiungiamo questo pezzettino con queste tue conclusioni. Io ti ringrazio e alla prossima, ovviamente, magari decideremo quale argomento ancora affrontare. Intanto grazie e alla prossima, Silvano.